due gol del Perugia all'Atalanta, così come all'andata tutto è stato liquidato nel primo tempo, anche se si debbono registrare episodi estranei al calcio giocato. Il Perugia segna per la prima volta al sedicesimo, la marcatura è frutto di una combinazione Casarza-Butti dal Fiume che si incarica del tiro conclusivo, ma a spiazzare Bodini ci pensa una deviazione del terzino Osti che resta a terra. Ed è qui che accade il fattaccio, mentre l'arbitro Paparesta e i giocatori atalantini si fanno intorno ad Osti, si accascia improvvisamente al suolo il portiere Bodini e subito dopo, poco più là, Prandelli, colpiti da oggetti lanciati dalla curva sud, presidio della tifoseria nerazzurra, come ha dimostrato lo striscione con la scritta Brigate Nerazzurre. Bodini deve uscire mentre Prandelli riprende in pieno. Al portiere i medici dell'ospedale riscontreranno lieve ecchimosi alla testa e lo dimetteranno subito. Mezz'ora per far calmare gli animi e il Perugia va in gol per la seconda volta. Fra poco dovrebbe esserci la punizione per un fallo di Vavassori, questa punizione su Speggiorin. L'arbitro, il signor Paparesta, ha concesso una punizione al Perugia dal limite dell'area di rigore atalantina. C'è stato un calcio a palombella di Bagni che ha messo nel set alla destra di Pizzaballa. Per il resto, da segnalare un palo di Butti e l'espulsione nel primo tempo di Festa per proteste. Il Perugia guadagna un punto sul Milan, l'Atalanta appare squadra nervosa e pasticciona.